Salve! Ancora una volta dal vostro capitano Santenchan. Purtroppo è da molto tempo, forse più di un mese, che non faccio dei video perché ho radiotrasmesso in Spreaker. Quindi, se volete guardare le mie ultime trasmissioni radio, sintonizzatevi sul mio canale radio di Spreaker. Però adesso, su richiesta di Pietro Oca, mio amico di Facebook, vi voglio parlare circa il referendum sulle tribolazioni. Beh, che dire dello strumento referendario? Già il primo referendum della neonata Repubblica Italiana del 46, che faceva scegliere fra monarchia e repubblica, dicano pure che ha fatto vincere la repubblica, ma alcuni sostengono che c'è stato un mezzo fraude, perché soprattutto le popolazioni della campagna, i contadini, erano molto conservatrici. Quindi le popolazioni dell'entroterra, le popolazioni dei piccoli popoli, le popolazioni rurali stavano con il re. Forse avrebbe vinto la monarchia, per poco ha vinto la repubblica. Quindi c'è il sospetto che già il primo referendum della Repubblica Italiana, quello che l'ha fatto nascere, è stato truccato. Quello forse è stato il primo referendum abrogativo, perché infatti si è abrogata la monarchia. Forse è stato il primo e l'ultimo. Adesso quello che si sa è che da sempre, se vuoi abrogare qualcosa, devi dire sì se vuoi dire no a qualcosa, e devi votare no se invece la vuoi mantenere, vuoi dire sì per quella cosa. Per esempio, vuoi dire no alle trivellazioni, devo votare sì. Vuoi dire sì alle trivellazioni, devi votare no. Non era più facile dire no alle trivellazioni o sì alle trivellazioni? No, lo devono fare in modo che uno si possa confondere, così le persone vanno a votare no alle trivellazioni, mettono no, e invece stanno votando no a non rinnovare la deroga alle trivellazioni. Quindi due no si negano e diventa un sì. Se tu voti sì pensando che sia le trivellazioni, invece stai dicendo sì, voglio che si tolga la deroga delle trivellazioni. Quindi, anche come sono sempre stati fatti i referendum, non sono lineari. Il sì dovrebbe essere per un sì, per un'affermazione a qualcosa, e il no per la negazione. Invece ti dicono, vuoi che si elimini qualcosa? Se voti sì, sei per il no a quella cosa. Se voti no, sei a favore. Vuoi che si elimini? No, allora rimane. E quindi bisogna tener conto di questo. Il vostro capitan Santenchan, quando era molto più giovane, ha fatto parte del novero di quelli che hanno votato sì alla dismissione delle attività delle centrali nucleari. Quindi ho votato contro l'energia nucleare prima ancora che succedesse Fukushima, forse prima ancora che succedesse Chernobyl. E che è successo? Che negli anni 2000-2010 già ripensano reintrodurre lo sfruttamento del nucleare in Italia, che la gente ha votato no con referendum, cioè ha votato sì alla sua dismissione. La finanziazione pubblica dei giornali, abbiamo votato che si eliminasse con il referendum, e invece continuano a prendere soldi. Guarda tutte le tangenti che si sono presi ultimamente. E riguardo alle indennità, riguardo alle finanziazioni pubbliche dei partiti, io ho sempre votato contro, quindi ho sempre votato sì, si devono eliminare. E i referendum non hanno servito un cazzo. Adesso con questo che dicono, vuoi
che non si permette a trivellare a meno di 12 chilometri dalla linea della costa? Vota sì. Il fatto che già in Commissione europea o nell'ambito europeo non si permette trivellare meno di 12 chilometri dalla costa, quindi non si capisce qual è l'obiettivo di questo referendum. Io voterò naturalmente sì, però già succede in ambito europeo, quindi significa che se in Italia si trivellava a meno di 12 km dalla costa, vuol dire che eravamo in trasgressione. Stiamo riconoscendo che dobbiamo pagare una multa, una moratoria comunitaria, perché abbiamo trasgredito una legge comunitaria di non trivellare prima dei 12 km. Poi un'altra cosa, che il referendum parla di togliere le concessioni. Magari gliele danno un altro. E voi sapete che i giacimenti non tengono conto delle miglia dalla costa. Può darsi che vanno a perforare a 13 o 14 miglia dalla costa, ma il giacimento sta molto più vicino della costa e arriva fino alle 14 miglia. Quindi se fanno un errore, magari c'è una fuga a 8 km dalla costa di greggio. Poi un'altra cosa, che è un limite minimo 12 km dalla costa. E se vanno a trivellare a 12 km e mezzo? E c'è una perdita, uno sversamento di crudo, di petrolio, e c'è un disastro ambientale immane. Quindi non cambia molto che mettano un limite di 12 km dalla costa o di 12 miglia nautiche, perché alla fine vanno a trivellare a 12 miglia o 12,1 km, e quindi stanno entro la norma. Con o senza referendum, perché già c'è una legge europea che dice che a meno di 12 km non bisogna trivellare. Loro vanno a 12,1 a trivellare e poi succede lo stesso, un grave impatto ambientale. Quindi che cambia? Beh, che dire allora, prendendo un po' le distanze dall'argomento, niente. Bisogna accettare le cose come sono. Se il referendum si farà, si farà. Se non si farà, non si farà. Probabilmente sarà inutile, perché già si devono rispettare le 12 miglia o i 12 km dalla costa per l'estrazione, per le perforazioni e i sondaggi. Comunque, votate secondo coscienza. Per me è di votare sì, cioè di proibire nuove perforazioni e nuovi sondaggi per giacimenti di petrolio. Però non servirà molto a evitare catastrofi naturali, cioè catastrofi artificiali, perché se ci saranno delle perdite di greggio di petrolio, loro vanno a perforare a 12,2-12,3 km dalla costa e non cambia niente. Non è che se ne vanno a 50 km dalla costa. Quindi è più che altro una questione di coscienza, che le regioni che hanno proposto il referendum vogliono fare vedere che hanno piena autonomia con rispetto al governo centrale. Perché per evitare disastri ambientali bisognerebbe perforare oltre i 12 km dalla costa, perché a volte succedono dei redderami a 25 km dalla costa e la mareggiata porta tutto sulla riva. Quindi che si perfori a 12 km, oltre i 12 km significa che possono perforare a 12,1, 12,8, 12,05 sulla linea proprio dei 12 km. Quindi votate secondo coscienza. Io voterò sì per abrogare le licenze, ma tanto poi alla fine, dopo qualche anno, le daranno a qualcun altro e continueranno a perforare con qualche deroga speciale. Quindi il vostro Sant'Enchan vi saluta. Era da tanto tempo che non facevo dei video, ma ho fatto delle trasmissioni radio in Spreaker. Da adesso riprenderò a fare i video, ve lo prometto. Ad un'altra volta, ciao.